parliamo della scavi sotto la cattedrale che ci hanno permesso di ricostruire Perugia e le fasi etrusche di Perugia, ricostruendo in base alle stratigrafie che sono state trovate all'interno tutte le fasi dall'età villanoviana fino alla cattedrale, fino alla costruzione della cattedrale. Ecco qua, questa è una bella immagine di Paolo Ficola che ci mostra dall'Alto Perugia con i suoi colli e appunto che con le sue, si allunga con le sue pendici, insomma si allunga verso il territorio. Eccolo qua, Perugia è posta a 500 metri sul livello del mare, su una collina formata da depositi conglomerati-sabbiosi, articolata in due alture, Colle Landone e Colle del Sole, divise da un profondo avvallamento ora è colmato, infatti Corso Vannucci è per ora solo in lieve pendenza. Perugia è una delle più importanti, le città della Dodecapoli etrusca, delle 12 città iscritte alla lista dei popoli, e viene messa in relazione anche all'espansione etrusca nell'area padana del VI secolo. È stata fondata secondo alcuni da Iachei, secondo gli altri da Uleste, padre o fratello di Occono, fondatore di Felsina, e la letteratura medievale attribuisce la nascita di Perugia a Euliste. Servio Tullio afferma che fu abitata dai Sarzinati, cioè da una popolazione umbra, e qui non entro perché andremo in una discussione molto ampia. Ecco, le testimonianze più antiche sono queste. Ci sono le testimonianze più antiche, sono quelle del bronzo finale in via Sette Valli, dove c'era un villaggio di capanne, dove c'era proprio il cimitero, oppure anche delle sepolture a San Martino in Campo. Però nella città, diciamo, proprio nella parte alta della città, c'era un sistema abitativo stabile con delle capanne, quindi con dei piccoli nuclei, e qui ho messo un'immagine che può in qualche modo rappresentare o farcelo immaginare, in via del Verzaro, in via Le Pellini, Piaggia Colombata, e capitolo della Cattedrale, Monteluce. Questo che voi vedete in Piaggia Colombata ovviamente sono i materiali di risulta che sono stati gettati dalla città fuori. Infatti, come possiamo vedere, nel 1961 e poi nel 1970 con la costruzione del Palazzetto dello Sport, nei materiali appunto di risulta buttati che venivano all'interno della città sono stati trovati dei resti di capanna. Vedete, quello con i fori è un fornello, e poi accanto c'è un vaso chiaramente malcotto che dice fa parte dell'impianto di produzione per la ceramica e anche per la tessitura, c'erano dei grandi pesi da telaio. Ma la cosa più importante è la presenza dell'alfabetario. L'alfabetario è un fondo di un vaso su quale graffi di imbucchero piccolino, è di circa 6 centimetri, sopra il quale è scritto e inciso l'alfabeto. Sono 19 segni, vanno da destra a sinistra, e gli ultimi tre poi nella parte finale è sovrapposto un termine che è scritto A, che significa alfabeto. Quindi è una città che nel VI secolo già scriveva oppure lascia tracce di scrittura, quindi qualcuno scriveva, qualcuno sapeva leggere, quindi secondo me queste sono le tracce di una città che già esisteva, già la possiamo considerare città. E Perugia poi è una città ben organizzata, al suo interno ricca di monumenti, con una continuità di vita dall'età villanoviana ad oggi. Qui vediamo una piantina con segnate in rosso le mura etrusche, che abbiamo già ben visto prima con Michele, e poi all'interno tutti i rinvenimenti che sono stati fatti e segnati via via con il tempo, perché Perugia è una città che vive e sta sempre nello stesso posto, nello stesso luogo, quindi le testimonianze sono obliterate da chi è venuto dopo, però in qualche modo sono anche conservate. La cosa
cosa importante è saperle leggere, trovarle e documentarle per poi riuscire a ricostruire. Infatti qui ci sono le varie strade, le tracce del cardo, del decumano, le abitazioni, i muri di sostruzione, e per questo ho detto c'è una città ben organizzata, e questo lo possiamo vedere. Le mura etrusche della seconda metà del III secolo avanti Cristo, che abbiamo visto prima, con noi datiamo almeno le mura alla seconda metà del III secolo avanti Cristo in base ai saggi, gli scavi che sono stati fatti lì nella piazzetta della sinagoga accanto all'arco etrusco, e anche a seguito dell'esame degli scavi fatti in via del Verzaro nel 1965 dalla dottoressa Feruglio, recentemente studiati. I materiali trovati sono la ceramica vernice nera, che ci porta a questa datazione. Ecco qua, via Battisti e via Oberdan, l'abbiamo visto, e queste sono le mura e le porte con le postierle di cui abbiamo parlato prima, ha parlato prima Michele. Ma questa era per far vedere la città. Ok, la città l'abbiamo vista, le mura, però la parte abbiamo fuori le mura in età romana, il mosaico di Santa Elisabetta in alto, e in basso l'anfiteatro sotto Palazzo Penna. Ma i monumenti etruschi più evidenti sono, oltre alla cattedrale di San Lorenzo che sta al centro, sono il Pozzo Sorbello e la cisterna di Via Caporale. Che sono dei due pozzi pubblici localizzati a nord e pubblici localizzati a nord e a sud della città. Ecco qua, Pozzo Sorbello, un pozzo pubblico di III secolo avanti Cristo, coperto da alastroni in travertino che sorretti da questa doppia capriata. È molto profondo, 35-70, ha un diametro di 5,60 m, che poi si restringe fino a 3 m. E la parte alta della canna presenta dei blocchi di travertino. L'altra è la cisterna di Via Caporali, scoperta nel 1989 mentre stavano facendo dei lavori. Vedete, la forma è esattamente la stessa, solo che la canna non ha i travertini ma è rivestita di malta idraulica, e la copertura però è identica, con lastre di travertino e la doppia capriata. Ma noi dobbiamo parlare della nostra piazza 4, del nostro scavi della sotto la cattedrale. Qui, come vediamo sia nell'immagine grande che in quella piccola, era ubicata l'area forense. Era un ampio terrazzamento di 70x100 m. Dovete immaginare la nostra piazza 4 novembre quasi in totalità, di cui costituisce la parte centrale. Poi a nord è delimitata le grandi monumentali sostruzioni di travertino in via delle Cantine, e la zona pubblica della città dominata dal Colle del Sole. E ecco, questo abbiamo visto che nel Medioevo la piazza è considerata una delle più importanti, ci sta appunto la cattedrale, poi nella sua prima fase, poi nella seconda con l'allargamento, case, palazzi che la adornano, diciamo, stanno tutti intorno. E il riassetto duecentesco mantiene però intatta la struttura e la topografia etrusco e romana, e a cui si sovrappone, e così la platea comunis medievale, quindi il novello foro del comune di Perugia, viene a occupare l'area forense della città romana. Su questo penso che non ci siamo dubbi. E qui vediamo questa immagine, appunto, che abbiamo già visto, di Benedetto Bonfigli, che fa vedere come era appunto la piazza nel 1400. E la piazza 4 novembre era nella parte ovest. Nel 1980 sono state scoperte due importanti cisterne. Allora, nel quadratino rosso è tutto la piazza, diciamo tutto il foro di età etrusco-romana, e ci stavano
a Occidente, le fontane cisterne sono conservate purtroppo per un alzato di 80, solo di 80 centimetri, ma qui noi sappiamo che c'è stato un abbassamento dei livelli di circa un paio di metri, come appunto ne abbiamo parlato e ha scritto anche il professor Baracconi. E poi accanto alla fontana, a queste fontane cisterne che decoravano questo lato del foro, ci sono però anche il pozzo della piazza, importantissimo. Questo pozzo che è accanto alla fontana maggiore, che è rivestito con delle lastre di travertine in cui sono scesi i speleologi e hanno restituito, e che ha restituito anche dei materiali antichi. È un pozzo profondo circa 3,50 m, 47 metri di diametro di 3,5 m. Si trova praticamente in una zona in prossimità dell'incrocio fra il Carlo e il Decumano. E l'esame, il riesame anche da parte degli archeologi, ha portato a questa definizione che possa essere senz'altro un pozzo etrusco. Ma vediamolo anche perché, guardate, in questa bella immagine del XVII secolo, vedete, c'è la fontana maggiore, ma accanto c'è un altro pozzetto, la vera di un altro pozzo, è lo stesso che io vi ho mostrato. Quindi perché fare rimanere un pozzo se non antico, evidentemente che portava acqua, e quindi rimanere appunto accanto a una fontana così importante? E questo è senz'altro indice anche della sua antichità. E questo, ora veniamo a questo grande terrazzamento. Questa terrazza fa parte dell'intervento edilizio del secondo secolo avanti Cristo, che dovette cambiare sensibilmente l'assetto urbanistico dell'area e va inserito nel progetto di monumentalizzazione della città, delle opere pubbliche, quando oramai Perugia ha le sue mura e quindi deve comunque essere sistemata anche dal punto di vista urbanistico all'interno. E qui comincia, e queste sono le opere. Il luogo è già frequentato nella prima età del ferro, e adesso vediamo con questa facies villanoviana, e è conservato anche, eccolo qua, vedete le prime fasi della facies villanoviana, sono questi frammenti ceramici con decorazione e incisione e a falsa cordicella una fossaiola, che quindi probabilmente faccia parte della frequentazione del luogo. E poi questi tratti murari molto piccoli, fatti solo con dei ciottoli, del ciottolame, conservato per circa 2 metri, che è la più antica struttura di Perugia etrusca di VII secolo avanti Cristo. E l'orientamento che è nord-sud, quindi verso Piazza 4 Novembre, anche il deposito che trovate sotto, vedete sotto la pietra c'è una fossa, in questo caso di 14 bucheri, qui è in fase di scavo, completamente schiacciato, ce lo fanno ricondurre a un deposito cultuale, quindi come se fosse il primo tempio, il primo luogo di culto della cattedrale. Ecco qua, e qua vedete i bucheri in parte ricostruiti e puliti che stavano all'interno della fossa. Ora, alla un'area sacra riconducono anche le terrecotte architettoniche che vedremo dopo, vari materiali incisi, graffiti e incisi su bucchero, vernice nera, eccetera, con delle incisioni, semplici monogrammi, simboli, ma c'era anche un bronzetto schematico di Orante. Certo, questi bronzetti si trovano nei santuari d'altura, anche a Montacuto ne abbiamo trovati tantissimi. Era una frequentazione comunque del posto che era legato a un culto, altrimenti non l'avrebbero depositato. Ecco qua, e vedete questi due fondi di bucchero, dove ci sono in uno è inciso il nome Unchia, nell'altro invece questo di destra è una coppa di fine VI-V con granfita o l'iscrizione un, oserei dire anche uni, cioè il trattino verticale, che è il teonimo di Giunone. E questo ricordiamocelo.
E poi c'erano bucheri, ve l'ho detto, molti altri, tantissimi materiali che poi sono stati pubblicati insieme a tutti i materiali sono stati pubblicati in un volume insieme ad altri colleghi, chi si è occupato di, appunto, di ceramiche, di bucheri e terracotte architettoniche di cui si è occupata la professoressa Stoppone. Ecco, quindi... questo è i materiali che erano nel terreno, nella parte alta di questo terrazzamento. Ora andiamo a esaminare le varie parti. Ecco, il terrazzamento è in basso c'è Via delle Cantine, poi continua verso Via Maestà delle Volte, si può vedere in alcuni blocchi conservati all'interno dell'ex Talmone, e poi in alto chiude sotto con la sala del Grifo del Leone. Qui adesso non vedete più perché c'è la biblioteca della Galleria Nazionale, comunque si può chiedere, e ci sono dei blocchi di travertino messi nella parte alta con dei rifacimenti in età romana perché hanno della malta. Fuori poi vedete con il numero 1 sono segnate le cisterne che avevamo visto di Piazza 4 Novembre, fontane cisterne, quelle trovate nel 1960, nel quest'altro numero al centro c'è il tempio e poi in basso abbiamo la Domus e poi ancora la strada romana. Queste sono le scoperte fatte in 10 anni. Ecco, questo è il grande muro di sostruzione, che è lungo 40 metri, altro 15, è uno spessore di circa 2,5 metri, e sopra esso si appoggiano tutte le canoniche di San Lorenzo, come potete vedere dagli archetti in laterizi che partono direttamente sopra. Io qui ve le metto velocemente per poter, così voi potete ammirarne la potenza e l'importanza. Sotto di questo, accanto, nella parte bassa, passavano, e qui possiamo vedere, vedete in questa passatoia che è stata fatta con balaustra di legno, simula quella che doveva essere la rampa che percorrevano i visitatori per arrivare, passavano accanto per arrivare poi all'interno del santuario. E qua si può vedere, questi sono grandi blocchi messi, blocchi di travertino che vengono da Sant'Andrea delle Fratte, messi perfettamente in filari allineati e arretrati uno sull'altro di circa qualche centimetro per la questione statica. È veramente un'opera imponente, grandissima. E qua si vede nel punto in cui l'angolo nord-ovest del muro dove gira, e infatti nella parte destra c'è una muratura completamente diversa. Questo gira e va verso Via Maestà delle Volte. Molti di questi blocchi hanno i segni di cava, qui è un segno di cava messo al contrario, alfa gamma, doveva essere girato, non la foto, è colui che è l'antico etrusco che l'ha montato, che segnano appunto, segnano i blocchi che venivano dalla cava e che andavano portati al cantiere. Ecco qua, e questo è in un disegno sempre di Cipiciani dove sono segnati tutti i segni di cava che per noi sono importanti per definire, e ancora ne discutiamo, come erano i modi di lavorazione all'interno delle cave stesse. Il muro dove girava, abbiamo visto nell'angolo nord-ovest, questa è la sua parte interna, e nell'angolo aveva un pozzo, infatti si vede che sono pietre non a vista, ma appunto in tutto intorno c'era solo terreno, arrivava l'acqua da una canaletta, arrivava al suo interno e poi nella parte bassa sfociava in una canaletta che andava a finire fuori del muro, in modo che i visitatori potessero arrivare a fare le loro abluzioni per poi quindi lavarsi, fare le abluzioni per poi entrare nel luogo sacro.
Ecco, qua sono varie immagini, con in questa di sinistra si può ammirare l'esterno del muro e anche l'interno, che è fatto semplicemente con dei spezzoni messi all'interno della muratura. E con la parte interna. Qua in alto a destra si può vedere bene come ci sia il muro di terrazzamento e come si innestino sopra le volte in laterizio della cattedrale. Ecco qua. E ovviamente una struttura del genere per sorreggere il pavimento, perché lì non è tutto in piano ma c'è un grosso dislivello. Fra l'altro sappiamo che fra il piano del pavimento di questo terrazzamento e la parte bassa c'è un dislivello di 15 metri, quindi dovevano essere fatte delle mura di sostruzione, delle spine di contenimento o delle opere simili. E queste sono queste spine di contenimento che ci sembrano, ma sono lunghe 7-11 metri, sono larghe 1,5 metri e sono fatte, ovviamente non erano visibili perché stavano a contenere la parte alta della pavimentazione, e sono fatte con pietre tolte da altri edifici, a volte non sono sbozzate perché appunto non erano in faccia vista. Ecco qua, e queste sono anche le colonne di sostegno del portico, e da qui possiamo vedere le diverse altezze delle colonne che indicano i dislivelli del declivio. Ecco qua. All'interno di questo muro di terrazzamento che abbiamo ben esaminato ci sta il tempio. Il tempio, ecco qua, di cui la cattedrale, sopra la quale si colloca la cattedrale. Le fonti ottocentesche lo davano sede di un tempio dedicato a Vulcano, noto unicamente però dalle fonti letterarie, che lo ricordano per essere scampato all'incendio della città del 40, ma che probabilmente è da collocare in area periurbana. La centralità del sito, il diretto rapporto con la piazza forense, meglio riconduce però alla divinità cittadina, che sarebbe Uni, l'etrusca Uni, la latina romana Giunone, come prospetta lo stesso Crispolti, il cui simulacro, anch'esso miracolosamente salvato dalle fiamme, viene portato a Roma da Ottaviano dopo la conquista di Perugia, con un atto che ricorda l'antica pratica dell'evocatio. Ecco, questo io ho portato del nostro tempio. Noi abbiamo solo due parti di due lati e le decorazioni e le terracotte architettoniche parte. Ora non sappiamo effettivamente poi quanto fosse lungo e la sua forma, come esso fosse fatto. Possiamo solo portare degli esempi, che aveva delle colonne sul davanti e le celle sulla parte posteriore. Laterale posteriore, però ho messo questi disegni per far vedere dove erano collocate queste terracotte architettoniche di cui noi archeologi parliamo sempre. Sono sul tetto e decorano la parte terminale dei coppi laterali, sono le antefisse, e sono queste la maggior parte dei materiali che abbiamo trovato. Ecco qua. Queste sono le fondazioni del tempio. Rimane solo l'angolo nord-occidentale con dei contrafforti, evidentemente fatto per sostenere perché lì erano probabilmente dei cedimenti. I lati sono di 16 e di 9 metri e ci troviamo qui proprio sotto l'altare maggiore. Ecco, questa è la fondazione ovest, all'esterno e all'interno. La fondazione vera e propria, come abbiamo visto prima, eccola, è fatta di una sottofondazione in ciottoli, questi ciottoli che fra l'altro sono anche i ciottoli che si trovano nel tassello, che sono il nostro tassello perugino, roccia dove fondiamo le nostre case, e poi sopra ha invece una fondazione in lastroni di travertino. È questo il parte della fondazione, sottofondazione e fondazione del tempio dedicato a Giunone. All'interno
c'era una cisterna del diametro di 3,5 metri, e a destra un pozzetto più piccolo di 1,5 metri che è stato scavato, all'interno dei quali abbiamo trovato questa voluta di capitello ionico, ci dice che appunto questo tempio era decorato con colonne e capitelli ionici, che poi vedremo anche dopo. Ecco qua. Queste sono le terracotte che noi abbiamo trovato. Questo è un pinax con una matrice raffigurante Ercole e la cervia Cerinite. Quella in bianco è il calco che ne è stato fatto. E si vede meglio anche sul calco Ercole con la barba fatta a globetti e i corni della cerva. Degli inizi del V secolo. Ok, e cominciamo. Le terracotte architettoniche sono più rappresentate più che altro da antefisse, e abbiamo detto che stavano sulla parte laterale del tempio, disposte a circa 50 cm di distanza uno dall'altro. Questa è la prima serie di V-IV secolo avanti Cristo. Quindi abbiamo visto il tempio a una fase di VII, una fase di V-VI secolo. Questa è una testa di satiro, la cui stessa matrice è stata trovata, la stessa matrice con un'altra terracotta trovata a Tiro a Segno, quindi vuol dire che anche lì a Tiro a Segno c'era un altro tempio, e questo fa parte di un nimbo con palmetta che decorava la parte sempre dell'antefissa. Abbiamo queste bellissime testa di satiro e testa di menade, che ha dei confronti con i tipi orvietani. Vedete, le fattezze sono effettivamente molto belle, sia la barba che anche i colori. Ma anche se più corrente, anche se di fattura più corrente, questo è il satiro, l'antefissa testa di satiro policromo degli inizi del IV secolo avanti Cristo, che è appunto veramente impressionante. Noi l'abbiamo trovato così come lo vedete, era in un pacco di terra nerastra, evidentemente la terra nera, l'umidità l'hanno completamente conservato. E così i colori nero, guardate il rosso della pelle e l'azzurro degli occhi che colpisce. Io dico sempre, anche se non è, che queste terracotte erano messe a 50 centimetri uno dall'altra. Voi immaginate un lato lungo anche 20 metri con tutte queste terracotte, che impressione poteva fare a coloro, che venivano a far visita al tempio. Allora abbiamo un concetto diverso di approccio alla divinità. Evidentemente questo era un approccio più di paura, di temenza, cosa che invece non è appunto poi nel nostro culto. È veramente molto bella. Dovrei dire due piccoli aneddoti, qui lo diciamo. Lo scavatore, che era Simone Sisani, appunto stava lì a controllare, ha telefonato e ha detto: venite, ho trovato una cosa grandiosa, non riesco a portarla io, ho paura che si rovini. E va bene, siamo andati su e infatti l'abbiamo trovata, l'abbiamo dato alla restauratrice dicendo: vabbè, togli solo la terra, ma era tutta umida, quindi non c'era neanche, eccetera. È andata lì con appena il bisturi e si è sentito un urlo dicendo: oddio, l'ho cecata, perché gli è uscito fuori il celeste dell'occhio, e quindi lei ha pensato: l'ho cecata, sono andata troppo forte, ho tolto qualcosa. Invece gli era uscito questo magnifico celeste dell'occhio. E è veramente, adesso la trovate esposta al Museo Archeologico, e è diventata il simbolo di parecchie cose. E questi erano anche altri, vedete, sempre colorati. Ma oltre a questa, la fase di secondo primo secolo avanti Cristo è questa antefissa con Potnia Teron, che è la dea degli animali, che è di tipo classicistico, quindi è una seconda fase in cui il tempio viene rifatto.
c'è, vedete, la divinità è altocinta, ha un polos in testa e con le braccia allargate tiene gli animali. Potnia Theron compare anche in altre antefisse, vedete quadrati di età augustea, evidentemente di un'altra fase del tempio, però è la stessa, vedete solo la parte bassa della divinità, e però in questo caso tiene un leprotto in mano. Altre, sempre di secondo primo secolo, sono questa bellissima sima con le pelte, cioè gli scudi, gli schinieri, una colonnina con capitello ionico e i gocciolatoi a proteme leonina. Quindi era veramente un tempio importante. E questo è l'altro capitello intero, questa volta, che faceva parte della decorazione di secondo primo secolo avanti Cristo. Ora passiamo al... La Domus si trova ai piedi del grande terrazzamento, è una domus fra il terrazzamento e la strada, ad atrio, vedete si entrava da dove c'è scritto 14, e ha un impluvium, e sono state trovate parte di quattro ambienti. Eccola qua, la domus è del tipo ad atrio, abbiamo detto. Aveva, e all'interno dell'atrio c'era l'impluvium, fatto con queste grandi lastre di travertino. All'interno dell'impluvium convogliavano le acque, entravano in questa cavità che aveva sopra un puteal, cioè un piccolo pozzo, insomma una piccola vera, che comunicava al di sotto con una, con un pozzo. Un pozzo cisterna, chiamiamolo, e l'alimentazione non era solo dalle acque piovane, ma anche da una piccola vena che portava l'acqua accanto all'impluvium stesso. E queste sono le pavimentazioni degli ambienti, vedete che sono in cocciopesto, cementizio bianco, così simile l'abbiamo trovato in Via Fani negli scavi del 1918, è esattamente lo stesso tipo di pavimentazione, con delle tessere bianche e nere. Poi sopra ci sono delle tracce di rosso che venivano messe nei pavimenti anche durante le fasi di lavorazione per mantenere il lucido. E noi, come sono i famosi rossi che davano le nostre nonne ai pavimenti, ugualmente è una tecnica che era fatta anche nell'antichità, anche in questo caso in età romana, perché vedete in alto a destra c'è una tesserina bianca e sopra ci sono degli sbuffetti rossi che dimostrano appunto che era stata data questa ceratura, chiamiamola. E ci sono anche queste pitture alle pareti, queste pitture parietali della prima metà del primo secolo avanti Cristo. In basso, certo non sono come quelle pompeiane, però noi abbiamo provato una ricostruzione. In basso lo zoccolo è tipo marmorizzato, in base ai frammenti che avevamo. Al centro è una cosa unica, tinta unita, rossastra, e in altro, nella parte alta, c'è questa mensola con degli archi, con delle navi, raffigurazione dei Navalia. È, abbiamo detto, una bella decorazione, vedete c'è anche la prospettiva della prima metà, della metà del primo secolo avanti Cristo. Quindi che noi abbiamo trovato in questo strato che voi vedete nero e rosso. Questo è il famoso Bellum Perusinum. Abbiamo cercato tracce, come diceva prima Michele, per anni, e finalmente abbiamo trovato questi strati importantissimi. Vedete, in questo caso c'è un tramezzo e il pavimento. Il tramezzo è il tramezzo fra due ambienti. E poi c'è il pavimento. Sopra il pavimento c'è uno strato nero che sono le travi, perché quando si incendia una casa succede che prima ovviamente si bruciano i travi e cadono, quindi rimane la traccia del legno, e poi cadono le pareti e quindi gli intonaci e i mattoni e le pietre. E infatti qui abbiamo tutto, abbiamo
il nero che è l'incendio, che è le travi, il rosso che sono le pareti e le pietre, che appunto parlavamo l'altro giorno anche con Paolo Bracconi, alcune potrebbero essere questi mattoni, anche mattoni crudi. E in mezzo a questo stavano quegli intonaci, cioè la decorazione delle pareti. E quindi se quella si data alla prima metà, alla metà del primo secolo avanti Cristo, questo non può essere altro che l'incendio del 40. Ma tracce dell'incendio, l'abbiamo viste prima con Michele, si trovano anche durante i restauri dell'arco etrusco, nei restauri fatti nel 2012 con fondi del Ministero, della Fondazione e della provincia, e tracce poi, andando a riesaminare gli scavi vecchi del Novecento oppure vecchi ritrovamenti, abbiamo visto che ci sono anche in via Fani, dove vi ho fatto vedere c'è il pavimento uguale, biancastro come quello, dove c'era una grande domus, ma probabilmente un edificio pubblico, di cui magari ne riparliamo in altre volte, via Vermiglioli e in via Caporali e in viale Indipendenza, dove c'era un altro tempio, e le terracotte architettoniche che vengono da quel tempio hanno delle tracce nere. Quindi, come vedete, si stanno trovando bene le tracce ben diffuse, le tracce dell'incendio. E questa l'abbiamo vista poi al rifacimento di Augusto, quando con Augusta Perusia abbiamo le tracce di rubricatura. Il Bellum Perusinum l'abbiamo visto, è questa guerra del 41-40 avanti Cristo che dura 7 mesi, da agosto a marzo, scaturita dalla concessione delle terre per i veterani della guerra di Filippi. I protagonisti sono e quindi l'opposizione da parte di Perugia e Augusto che la assedia per conquistarla, insomma, la dà in assedio. Quindi a Ottaviano, vista la potente fortificazione costituita dalle mura, cinge la città con palizzate, valli, torri, impedendo a qualsiasi di entrare. E qui lo vediamo, Ottaviano Augusto. Io ho sottomesso gli interpreti. Sotto c'è Ottaviano Augusto. Poi accanto Livia, perché anche Livia, che sarà la futura moglie di Ottaviano, passava per Perugia nel 41 avanti Cristo, in fuga da Sparta con il primo marito Tiberio Claudio Nerone e il figlioletto piccolo che si chiamava il futuro imperatore Tiberio, che poi verrà adottato da Augusto, e si schierano con Lucio Antonio. E l'altra è Lucio Antonio, che è fratello di Armarco Antonio, che nel frattempo stava in Egitto con Cleopatra, e l'altra è Fulvia, la moglie di Marco Antonio, che si allea con Lucio Antonio e che è una delle protagoniste del Bellum Perusinum. Qua vedete lì un disegno ricostruttivo, vedete le mura di Perugia, l'arco etrusco e poi grossi valloni tutto intorno per l'assedio. Le macchine da guerra sono le baliste, di cui appunto abbiamo trovato la camera balistica facendo i restauri dell'arco etrusco dietro il secondo arco sopra l'arco stesso, e anche il percorso che facevano per arrivare alla camera balistica, e le altre armi da guerra erano queste grandi missili, che sono dei proiettili sopra i quali ci sono messe degli improperi da uno che venivano quindi tirati dall'uno all'altro dei consoli, dei generali, quindi delle armate dei generali. Devo dire che qui ne abbiamo messa una appunto contro il Cesare, però Augusto, era molto colpita Fulvia. Qui siamo tutti grandi, potete immaginare che cosa poteva essere scritto su queste ghiande, che però sono state pubblicate a queste perugine da Lucio Benedetti, quindi se volete potete dilettare. E ecco, questa è una bella immagine di Nicola Benvenuti del Bellum Perusinum della metà del XIX secolo, Perugia, che è conservato a Perugia Palazzo Florenzi.
E infine abbiamo accanto la strada, quindi dopo averla incendiata per Ottaviano e il dopo Ottaviano vengono ricostruita la città. E ecco, viene rifatto come appunto tutti i monumenti della città, quali le porte, le scritte, Augusta Perusia e tutto quanto, c'è questa strada che viene rifatta, è lunga, conservata da noi per 40 metri, larga 3,80 nel doppio, e ha un doppio senso di marcia. Ma lei, la strada, si sormonta, quindi ha lo stesso tracciato di quella etrusca. Vedete sotto c'è una specie di dentello che esce sotto la strada e quello è il tracciato etrusco e si sovrappone esattamente sopra. E qui le vediamo in fondo, in questo caso in fondo è c'è un pozzetto, dove abbiamo trovato dei materiali fino all'età imperiale romana, che vuol dire dopodiché appunto il pozzo viene abbandonato. La strada poi arriva in piazza Cavallotti, un tratto va verso via dei Priori e l'altro, quindi ci troviamo in prossimità di una piazza, vedete si allarga, e l'altro va verso piazza Morlacchi. Ma accanto alla fontana, alla strada c'è una fontana di cui si vede il canaletto a sinistra, che è collegata con la fontana che vi ho fatto vedere prima di piazza 4 Novembre, quindi è tutto un sistema idraulico per portare via. E è stato trovato anche un'altra vasca a metà di Maestà delle Volte. Ecco qua, qui vediamo la canaletta che porta via l'acqua, che poi si va a finire in un cunicolo da cui si entra la propria metà di Piazza Cavallotti e poi in un altro che va verso Via Appia. E con il rifacimento, qui io vi mostro alcuni materiali del rifacimento augusteo, c'è un capitello corinzio e altri due capitelli dorici o toscanici. Poi c'è la sigillata italica dove vediamo dei bolli che ci attesta la presenza appunto di materiali di primo secolo d.C. e anche un frammento di intonaco con raffigurazione del culto esiaco, quindi vuol dire che era arrivato anche qua a Perugia questa, perché se questo appunto faceva parte di una decorazione parietale. Ora però abbiamo anche una fase bizantina che è rappresentata da questa torre poligonale che si trova in via delle Cantine, che faceva parte del cosiddetto castello di San Lorenzo. E qua potete vedere come la torre si appoggia proprio al muro di via delle Cantine, quindi perché questo dava potenza a tutto quanto. Ecco qua, adesso quando siamo partiti. Oltre questo, sopra al muro di terrazzamento c'è quest'altra muratura che è il muro della prima cattedrale e possiamo ben vedere anche come si impostava proprio sopra in questa immagine a destra. Nella fossa di fondazione abbiamo trovato un beccuccio, fra le altre cose più significative, un beccuccio di una brocca in ceramica biscotto e anche un picciolo del 1250 che rientra benissimo con la fondazione della prima cattedrale. Prima cattedrale che era molto più stretta di quella attuale e che era aperta verso piazza 4 Novembre. Ecco qua. Questo è ho messo comunque una foto degli strati per farvi vedere tutto questo accavallamento di strutture dalla più antica alla medievale estremamente difficili, perché la 19 che è in basso a sinistra è il muro etrusco, quello sopra è la cattedrale, questi altri sono tutti gli interri e i terrazzamenti, e vedete gli interri del XIII e la 12 è la fossa di fondazione, quindi era uno scavo difficile ma che ha restituito un sacco di dati. E poi sotto la cappella di Sant'Onofrio, per chi è più pratico della cattedrale,
è stata trovata una torre a sinistra, e a destra potete vedere questa pavimentazione con i laterizi messi a spiccato, e questi erano accanto alla prima cattedrale, prima che venisse costruita, prima che venisse allargata la cattedrale e che si entrasse da Piazza Dante. Ecco qua, e qui è un sovrapporso, io ho messo un insieme di murature di Italia medievale che servono sempre per sorreggere il famoso terrazzamento. E qui abbiamo di tutte delle stratificazioni di murature. All'interno poi del tempio c'era anche questa fornace quattrocentesca che serviva appunto per la costruzione la fornitura di mattoni per la costruzione della cattedrale. E infine ho finito per farvi vedere gli scavi fatti nel chiostro, che hanno restituito anche delle sepolture terragne altomedievali di IX o X secolo, e questi bocchi di questa canaletta che vedete che portava via l'acqua dall'interno del chiostro non sono altro che blocchi di recupero dall'Euripo del Foro Romano, e che servivano anche a contenere una statua che poi era collocata nel Foro Romano, ma di questo era lungo a parlare. Reperti rinascimentali tantissimi, anche questa cornice quattrocentesca, ma la cosa più importante con cui voglio chiudere è a dimostrazione che quello era un luogo di culto etrusco, romano, e che poi è rimasto anche appunto a San Lorenzo, e anche questa ciotola istoriata raffigurante Santo Lorenzo, purtroppo non abbiamo ritrovato la testa, però ha la grata e la palma della prima metà del XVI secolo. E io vi ringrazio.